rimane la consolazione che nei primi turni siamo stati avanti e quindi in termini di qualità, di valore del dossier c'è stato un riconoscimento del nostro valore. Dicevo prima, avessi un rimpianto di qualcosa che non abbiamo fatto, che personalmente non ho fatto, ma non ce l'ho. Abbiamo fatto tutto il possibile, veramente tutto, ci siamo mossi tutti in maniera compatta, quindi Milano può. È andata male stavolta, non ci saranno altre occasioni, però Milano può crescere ancora e continueremo sul nostro percorso di crescita. Dalla seconda votazione è chiaro che io penso che noi non l'abbiamo persa la terza, ma la terza è stata la fortuna, la seconda votazione si poteva capire un po' di più. È difficile, molto difficile dire oggi per chi ha votato per Barcellona, per esempio. Probabilmente si capirà o forse nemmeno mai, no? È chiaro che la mia valutazione sarà un po', ripeto, un po' domo mia, ma è che la prima valutazione ha fatto vedere il valore dei dossier. Dalla seconda in poi ci sono state vorticose telefonate tra premier e diplomazie e si è giunto a questa conclusione. E poi c'è stata questa grande sfortuna del sorteggio. La fierezza di essere una non capitale che si muove come città guida del paese e che il paese in questo caso ha utilizzato e sponsorizzato per una partita così difficile. No, Milano, sapete, non ha mai avuto l'ambizione di essere capitale, però è gratificante vedere che noi competiamo con le altre grandi capitali europee.